Ciao ragazzi, qui è Blast, benvenuti in questo secondo speciale di Natumele Vengo, Cronostones e Fiamma. Oggi sono qui a fare questo video grazie a due persone, ovvero Ivan SG98, che ha creato questa fantastica patch, questa versione di Cronostones che permette di inserire i giocatori del Galaxy dentro Cronostones, e poi Saru90, ovvero ragazzo italiano, che è colui che ha tradotto dallo spagnolo all'italiano le varie informazioni implementate dallo spagnolo. Lascio la parola a lui per indicare quello che ha fatto. Ciao ragazzi, sono Chris, ovvero Saru90, e oggi mi ritrovo in questo secondo speciale di Blast. Ho tradotto la patch di un ragazzo spagnolo che permette di avere delle novità sul Chronostone. In primis, alcuni giocatori del Galaxy, e dato che il Galaxy non vuole uscire, con questa patch è possibile averli nel Chronostone. Inoltre, sono state aggiunte delle divise, stemmi ed equipaggiamento vario. Ho impiegato, diciamo, un pomeriggio per dedicarmi a questa traduzione, ma spero possa essere di vostro gradimento. Passate dal mio canale, porto anch'io video in Azum Eleven. Ciao ragazzi, lascio la parola a Blast. Ed eccoci quindi, ha inserito un sacco di giocatori, ragazzo spagnolo, e Christian li ha tradotti. Zanar Cavalonic, ovviamente la versione del Galaxy. Abbiamo anche Falco, Flashman, il nostro centrocampista preferito. Qua è messo come attaccante, ma non date caso ai ruoli, potrebbero essere sballati, ma non è questo l'interessante. Frank Foreman, difensore, il giocatore di box preferito della nostra serie Natum Eleven. Veramente, i giocatori sono fatti veramente molto molto bene. Hanno avuto la possibilità di essere ritoccati in qualsiasi maniera. Guardate che bello che anche Buddy Fury col suo Miximax, che sinceramente non so perché viene su Sakamoto, ma probabilmente è un bug grafico. Il suo Miximax è quello che troviamo anche nel Galaxy, quindi veramente fatto benissimo, veramente benissimo. Anche Buddy Fury, centrocampista di talento che scopriremo solamente nel Galaxy, perché ovviamente il Galaxy non esce e quindi è il Chronostones, bisogna adeguarlo con i giocatori del Galaxy. Abbiamo anche Cerise Blossom, che è centrocampista tipo femmina, una ragazza che mi piace davvero tanto. Guardate come è disegnata benissimo. Ivan ha fatto, ripeto, un bellissimo lavoro, veramente fatta molto bene. Keenan Sharp, un ragazzo che non so se odiare oppure amare, perché mi piace, però boh, non riesco a farmelo andare bene. Probabilmente io non lo userei mai nel Galaxy, vedremo. Ecco qua il classico Willy della situazione, ovvero Zippy Lerner, difensore della squadra da Doom Eleven Go Galaxy. Veramente formidabile comunque anche la sua presenza, il tipico giocatore tattico, tecnico che sa prevedere le situazioni. Insomma, interessante anche la sua presenza nel mezzo al campo. Rivediamo quello che Frank, in tutta la sua bellezza, davanti e dietro, girato, destra, sinistra. È fatto veramente benissimo anche questo giocatore, con queste treccine marroni nei capelli azzurri. Ecco qua quella che io chiamo Trina Verdurina, ma probabilmente verrà chiamata così, io non so se sarà effettivamente, però l'ho sempre chiamata Verdurina, in realtà è Verdur e si ferma lì. E questa qua non è che l'ho mai supportata tanto, vedremo se avrà un senso effettivamente nel Galaxy o meno. Sinceramente non è che mi piaccia molto. Terry Archibald invece è un portiere che mi piace un sacco, fatto benissimo anche lui, portiere della Raymond dell'Inazuma Eleven Go Galaxy, fatta veramente benissimo. Abbiamo Falco Flashman, Falco col suo Miximax direi, o comunque con lo suo alter ego, l'alter ego che permette a Falco di essere un po' più aggressivo, un po' più forte in mezzo al campo. Vedete pure quei ciuffetti azzurri, che permette a lui di essere più potente e di aiutare la squadra in maniera più aggressiva, quindi veramente consigliatissimo anche Falco Flashman. Zach Avalon invece, uno dei giocatori più belli inseriti, perché oltre a Zanark abbiamo anche Zach, ovvero la versione un po' più adulta, o comunque la versione che si vede nel Galaxy, con i capelli anche un po' più ritagliati. E poi abbiamo Shaxel, che sarebbe Axel più Shaun, sì, perché nel Galaxy dovete sapere che verranno inseriti tutti i vari giocatori e i Miximax potranno rimanere sviluppati anche all'interno della squadra. Mi spiego: se uno fa il Miximax tipo JP con Liu Bei, può utilizzarlo come giocatore in sé senza doverlo Miximaxare ogni partita, e poi quel Miximax puoi Miximaxarlo con un altro giocatore. Qualcosa di veramente complicatissimo, ma veramente molto molto bello. Non vedo l'ora di giocarci al Galaxy. Abbiamo visto pure quello che è lo schema Earth Eleven, uno schema secondo me molto molto potente, uno schema equilibrato, ma allo stesso tempo anche offensivo. Mi piacerebbe averlo in Azuma Eleven Chronostones, purtroppo non si può. È un 4-3-3, ma molto più, come vedete, disteso. Riesce a inserire attaccanti e centrocampisti più offensivi, ma allo stesso tempo i difensori sono molto arretrati. Quindi veramente molto equilibrato. Giocatori
occupano più o meno tutte le parti del campo, per cui è interessante lo schema Earth 11. Andiamo a vedere adesso altri personaggi inseriti nel Chronotons, ma prima voglio farvi vedere anche vari oggetti nuovi che sono stati messi da Ivan e poi tradotti da Christian. Come possiamo vedere da questo video, sono stati inseriti anche qualche scarpino nuovo, come per esempio i scarpini Raymond, sicuramente nuovi perché è la prima volta che li vedo così colorati di nero. I guanti Raymond, che poi sarebbero i guanti Nazume Eleven del Galaxy, quindi sono questi qua che trovate nel Galaxy, hanno un colorito un po' diverso, ma hanno un classico presa 1 e tecnica 1, ma fa piacere comunque averli. La divisa dell'Earth 11, bellissima in tutte le sue forme, ora l'andremo a vedere. La classica divisa che vediamo in tutto il suo splendore nel Galaxy, non vedo l'ora di poter giocare al Galaxy anche solo per la divisa, perché mi ricorda vagamente quella che era la divisa di Nazuma Eleven 3 e mi è piaciuta davvero tanto. Della Zeus è inserita la divisa, molto molto bella, mi ricorda tantissimo la squadra che in Nazuma Eleven 1 ha dato il filo da torcere alla Raymond, e poi la squadra della Ogre nella divisa, anch'essa molto carina. Di rosso per i giocatori e in porta di nero. E poi anche questa qua, Resistenza del Giappone, che è la divisa che abbiamo visto in Nanduman Eleven Go 1 con tutti i giocatori o quasi capitani dei vari loro settori. Insomma, era una squadra che avevamo visto con Bai Long, con Alessandro Grande, 5 Dea, molto molto interessante. E poi qualche altro stemma carino, come possiamo vedere questo qua della Resistenza del Giappone, che è proprio questo, quindi veramente fatto anch'esso benissimo. E poi la Earth 11, assolutamente, questo è il logo della Earth 11, e inoltre per non mancare anche, se non vado errato, vediamo se lo trovo, eccolo qua, Piccoli Giganti, il suo stemma, che è fatto, penso, il migliore, perché è anche il più dettagliato di tutti. Torniamo dunque a vedere quelli che sono i protagonisti aggiuntivi, oltre a quelli inseriti. Abbiamo Clark von Wonderbar, detto Wonderbot, il caro orsacchiotto che a tutti noi amiamo, ha un accento russo, questa cosa non la sapevo, però wow, fatto benissimo Wonderbot, ve lo immaginate un robot con una divisa, eccolo qua, ce l'abbiamo in persona, è un po' statico, però ci va bene lo stesso, è fatto bene. Fuovo Squasar, che bello questo ragazzo tranquillo ma fiducioso nelle sue capacità di portiere, purtroppo viene messo come centrocampista per un bel grafico anche questo, ma wow, Favos dovrebbe essere il portiere della squadra principale dell'avversario di Galaxy. Guardate che bello, io quando vedo questi capelli così, una chioma così potente, mi piace davvero un sacco, già solo a primo impatto. E poi non poteva mancare Ozrok Boldar, ovvero il nostro capitano. Io penso che appena avrò Galaxy recluterò quello che è il capitano della flotta XR, perché è come dire, è l'ansia della situazione, il Byron Love della prima stagione, insomma, il classico avversario che è tanto tanto forte che verrà solamente sconfitto alla fine del Galaxy, quindi tanta tanta roba, anch'esso fatto benissimo. E poi per non mancare vediamo qui anche altri giocatori che già ho fatto vedere in un precedente video, e poi anche Ptumri Emnator, questo misterioso personaggio che fa un po' il tirapiedi dell'AVO, insomma di Raid Arc che c'è anche nel Galaxy. Carino, carino pure questo, sinceramente io non penso di utilizzare mai Ptumri perché non penso possa entrare in una squadra, chissà, comunque è interessante poter vedere anche lui per dare una completezza a tutto il pacchetto di personaggi inseriti. Andiamo ora a provare una sfida per vederli in azione i giocatori, vedere qual è il loro potenziale. Andiamo a provare contro il Nazuma Legend Japan, dato che è una squadra anche abbastanza interessante da provare a sfidare. Molti giocatori sono anche a livello abbastanza basso, per cui è per questo che deciso di fare una squadra avversaria un pochetto più bassa. Come vedete, eccolo qua, il logo della Earth 11. Mamma mia, non avrei mai detto di poterlo vedere anche sul Chrono Stones. Questa è la nostra squadra principale e la Super Mario Japan la conosciamo, eccola qui. Andremo a vedere le azioni salienti, gli highlights di questa partita, perché quello che ci interessa sono le variazioni dei giocatori del Galaxy sul Chrono Stones. Ecco qui dunque che sarà Falco, incredibile, a passare la palla a Riccardo, poi dietro a Zippy. Kinan, guardate come sono fatti benissimo i giocatori, rispecchiano un sacco la realtà. Attiva subito un Miximax, vediamo se noi possiamo contrattaccare in qualche modo. Io attiverei il Miximax di Victor per Vladimir, ma semplicemente per una questione di fare gol il prima possibile. Marche, anche lui fa un Miximax, probabilmente quello con Samguk, che non cambia pressoché niente, se non vado errato. Ecco qua Victor, lo conosciamo tutti, vediamo se Cerise riesce a passare contro Harley Kane, sarà difficile. Purtroppo infatti non passiamo e neanche Keenan riesce a passare, questo dovuto al fatto che i giocatori sono un pochetto scarsi. Vediamo se è Zippy che riesce invece a fermare
Sean Frost adulto con attacco volante, probabilmente. Vediamo se riusciamo a questa mossa. Esatto, attacco volante. Wow. Con 602 riusciamo a prendere palla pure con Zippy. E quindi ecco qua il primo gol, assolutamente col Victor, con lo spinto guido Rio Ferrir. Non vi preoccupate, ragazzi, se avete visto anche il Grifo o il Ferrir in questo giocatore, vi devo confessare che questo non è il mio salvataggio, ma è un altro salvataggio in cui ho potuto sperimentare tantissime cose, tra cui anche dare il Ferrir a Victor. Ecco Buddy che prende palla e la passa prontamente a Victor, perché è lui che ci porterà alla vittoria. Eccoci dunque anche probabilmente sul 2-0 contro Mark, che non riesce a prendere assolutamente palla. Victor sigla il 2-0 di questa partita composta nella maggior parte di personaggi di Danduma Eleven Galaxy, quindi saranno veramente contenti i giocatori del Galaxy a poter vincere questa prima loro partita di debutto sul Chronostones. Tipo spirito guerriero, io attivo il flagello nero di Riccardo. Non, continuate a non chiedermi, veramente, non chiedetemi il motivo di tutto ciò, perché ovviamente è un salvataggio di prova. Ho dato flagello nero a Riccardo, ma senza un apparente motivo, dunque non seguite questo mio consiglio. Vedremo poi un set su Riccardo in un futuro video. Non è questa la sede adatta, non fateci molto caso a questi set dei giocatori. Vediamo se riusciamo a prendere palla con Buddy oppure con Trina. Contro Axel, grandissimo Buddy, è riuscito a prendere in blocco la palla al famosissimo Axel, che riesce a far rivolare Falcom, che purtroppo non riesce a prendere palla dovuto alla presa probabilmente abbastanza bassa del giocatore. A questo punto si attiva un altro spirito guerriero, vediamo se ha senso attivarne qualcuno. Io non so se attivare quello del Falco e l'Eris. Caleb attiva il suo e noi attiviamo anche noi il nostro. Dunque anche Falco ha spirito guerriero Eris, che non so se è quello effettivamente presente nel gioco. Tattica speciale perché non vorrei prendere gol. Altro spirito guerriero che si attiva, ma non so se è posto. Ok, sì, posto. E attiverei nuovamente adesso il grifo. Guardate che bello, ecco, volevo farvelo vedere. Non chiedetemi dunque come l'ho ottenuto, perché è una serie di cose varie. Insomma, praticamente l'ho ottenuto tramite uno scambio con un giocatore che lui utilizzava i cheat, insomma un amico che utilizzava i cheat. E quindi io gli ho detto: senti, mi dai la possibilità di darmi un grifo a caso nella mia squadra, e questo è quanto, insomma. Ma non è assolutamente praticabile utilizzare grifo, perché non si può trovare, non si può neanche droppare, penso neanche tramite Street Pass, quindi questo è l'unico modo. Però volevo farvelo vedere in tutto il suo splendore, a 530 di potenza. Veramente il grifo è potentissimo, ma è Zippy a riuscire a prendere palla con attacco volante, ovviamente livello Z allenata al massimo. Buddy che invola nuovamente Victor, e probabilmente sarà di nuovo lui a siglare quello che è il terzo gol della partita. Ecco qua dunque, siamo 3-0 contro una squadra comunque più scarsa di noi, ma è tutto ciò, anzi 4-0, avevo già perso il conto, ma tutto ciò è una prova per farvi vedere in azione, ripeto, i giocatori del Galaxy. Non è assolutamente una prova di forza, è un semplice allenamento per noi. E niente, vediamo se con Trina riusciamo a ottenere palla. Purtroppo non è allenata, non ha manco tecniche speciali ancora imparate, dovrebbe essere a livelli veramente molto bassi. Abbiamo Zippy, l'unico che ci può salvare da questa situazione, e purtroppo mi sa che neanche lui ce la fa. Niente, quindi bisogna incassare quello che forse gol. Invece no, finisce il primo tempo. Che fortuna. Benissimo. Dunque 4-0 alla fine del primo tempo. Presumo che ci saranno tantissimi altri gol di qua alla fine, perché veramente meritiamo di stravincere. Adesso è Riccardo a involarsi verso la palla. Ormai penso che è tutto pronto per segnare anche lui un gol. Ha sia l'armatura che il Mixmax con Oda, seppur non sia stato nella maniera migliore, ma con Occhio dei Cicloni riesce ad andare sempre più avanti verso la porta. E probabilmente adesso lo facciamo anche segnare. Eccolo qua, il tiro contro Mark. Purtroppo un Mark veramente molto scarso, quella insomma Legend Japan. So che è solamente livello 60-70, però mi aspettavo qualcosa di più. I valori che fa non sono abbastanza compatibili con i nostri, e quindi siamo 5-0 contro la Legend Japan. Veramente una gara di debutto di molti giocatori fondamentali che si ricorderanno a vita, perché poter entrare per la prima volta in campo e vincere contro i massimi esperti di calcio, ovvero gli adulti di Danduma Eleven, è veramente molto soddisfacente. Vediamo se Falco riesce a prendere palla contro Xavier. Sì, dovrei potercela fare con spine maligne. Vediamo se ci riesco. Ok, Xavier Caput, sei fuori. E passiamo la palla a questo punto a Victor, che poi la passa a Riccardo. E vediamo se riusciamo nuovamente a siglare un ennesimo gol. Ormai non sto manco per tenere il conto. Contro la Legend Japan, mi sa che sarà così, infatti. Sono 6-0 i gol inflitti contro la Legend Japan. Avrei potuto scegliere forse una squadra più forte, qualcuno mi dirà nei commenti, ma ho preferito una squadra leggermente più scarsa, perché comunque a parte l'attacco, centrocampo e difesa non è per niente allenato. Giusto Falco e Zippy
forse ho avuto la possibilità di allenarli in una maniera migliore. Falco ha anche spirito guerriero, che quindi merita assolutamente da utilizzare. Vediamo se riusciamo a prendere palla con Falco. Vorrei fargli fare un gol anche a Falco Flashman. Riccardo ha perso tra l'altro la sua armatura dopo questo contatto contro Kevin, assolutamente, per forza. Passiamo la solita palla a Victor e vediamo se riusciamo a segnare l'ennesimo gol. Ok, ormai divaghiamo, non sto manco per farvi vedere. È sicuramente un 7-0. Tra l'altro ha fatto un colpo critico, ragazzi, 2400, e per non essere settato nella maniera giusta, colpo critico è tanta roba, 2400 e bam, 7-0. Facciamo entrare Zaccavalon al posto di Victor, quindi abbiamo ben due forme di Zanark contemporaneamente nello stesso momento. Abbiamo lo Zanark del Galaxy e il Zac, ovvero il ragazzo un po' più cresciuto, che troviamo poi anch'esso nel Galaxy. Attiviamo dunque Evera, lo spirito guerriero di Zanark Avalonic. Purtroppo non ce l'ho in Zac, quindi mi tocca attivare quello di Zanark. Ecco qua dunque che Buddy riesce a prendere palla velocemente con uno scambio di passaggi. Forse riesco a far filtrare la palla a Falco. Benissimo! A questo punto è Falco che prova a tirare proprio come volevo inizialmente. Proviamo con Assalto Invincibile. Perfetto. Ovviamente una mossa che vi ho fatto imparare giusto per prova. Non farei mai imparare a Falco una mossa così potente, ma era giusto per provare a far gol pure con Flashman. Comunque se lo merita. Ecco qua. Ha fatto pure il colpo critico, Mark, ma non è servito a niente. Dunque, sono 8-0. Sono 8 i gol segnati a questa squadra e devo dire una prestazione veramente molto molto interessante. Faremo poi la pagella di fine squadra a fine video, perché alcuni giocatori sono davvero promettenti e vedremo appunto quali. Carica preistorica di Falco Flashman contro Caleb Stonewall, penso proprio di riuscire a passare. Ecco qua, e quindi vediamo se riusciamo a far segnare nuovamente anche a Falco, con Galleria del Vento che riesce a passare anche su David Sanford, difensore. E sì, ok, Mark tra l'altro è anche morto, non ce la fa più. La pecca dell'Inazuma Eleven Japan è che non ha personaggi in riserva e quindi Mark tocca stare tutta la partita in porta e continuare a subire gol. Fantastico Falco Flashman con questa sua esultanza a pistola, non l'avevo mai vista, non so manco se c'era. Ha fatto cadere la telecamera, bellissima veramente. Quindi 9-0, una partita che non ha nulla di che dal punto di vista di gioco, perché ovviamente noi siamo più forti di loro. Era solo una prova, un test per vedere chi se può aggiudicare la maglia titolare. E chi se la sta aggiudicando è assolutamente Falco, perché Falco, con carica preistorica, con Assalto Invincibile, con tutte le mosse che ha potuto fare, con tutti i vari dribbling, è riuscito a fare ben due gol. Quindi molto molto importante anche la sua presenza. Vediamo se riesce a prendere palla con Zanark. Ok, ce la faccio. E a questo punto, davanti alla porta, pure con Zanark, schianto distruttore e vediamo se riusciamo a segnare. Che bella tecnica questa mossa dello spirito guerriero di Evera. Fantastica. 7-5-5, ovviamente Mark non può fare niente. E sono 10, ragazzi. Siamo arrivati all'obiettivo che volevo prepormi, ovvero fare almeno 10 gol. E anche qua l'esultanza col colpo di pistola e il cameraman che si butta a terra. Veramente molto bella. Non so se esisteva prima, non so se è una cosa implementata da Ivan e poi tradotta da Christian, ma sinceramente non l'ho mai vista questa esultanza, non so manco come poterlo tenere, non ne ho idea, veramente però fenomenale. Fatemi sapere nei commenti se questa esultanza si può tenere in qualche modo anche nel Chronosons. Purtroppo non l'ho mai ottenuta e delle esultanze davvero poco me ne intendo, per cui non lo so. Vediamo se riusciamo a fare un ennesimo gol con Zanark, che sarebbe veramente una presa in giro per Inazuma Eleven Japan, essere veramente schiantati in questo tragico modo. Forse sì, effettivamente avrei dovuto utilizzare una squadra, mi rendo conto, un po' più forte della Legend Japan, però pensavo che sinceramente gli attaccanti avversari potessero fare qualcosa in più e invece hanno sfruttato male le loro carte, non ci sono riusciti, anche perché la difesa è veramente poco allenata tranne Zippy, e quindi pensavo veramente di non riuscire a vincere così tanto. Invece sì, 11-0, Mark veramente insoddisfatto della sua prestazione, ha preso 11 gol, cazzo. È anche normale. Attivo lo spirito guerriero, vediamo se ne abbiamo la possibilità di attivare qualcuno. Io attiverei, boh, proverei magari l'Asura di Zac. Vediamo. Sì, ok. Attiviamo l'Asura di Zac nel suo tutto suo splendore. Anche Zac, dunque, alto spirito guerriero implementato innatamente. Tattica speciale, noi non abbiamo più. Ah, no, abbiamo formazione a guscio, quindi utilizziamola assolutamente. I giocatori si teletrasportano, così come vuole il Galaxy, e la partita finisce 11-0, ripeto. Un test assolutamente di prova, ma che ci ha fatto vedere quelle che sono le potenzialità di giocatori. Vedete, Keenan era a livello 4, 5 e sarà al 23.
così come Shaxx ne sarà al 27, mamma E mia. quindi ragazzi, spero che questo video speciale vi sia piaciuto. Ho voluto portare come speciale di 6.000 iscritti questa innovazione, questa curiosità che è possibile dunque ottenere i giocatori del Galaxy anche su ConoStones. La domanda che sicuramente nei commenti potrebbe arrivare, se non do la risposta adesso, è Blast, come poter fare anche tutti noi avere questi giocatori bellissimi sulla nostra versione di ConoStones. Allora, ci sono due requisiti, è la prima volta che lo chiedo, ma in accordo con Christian abbiamo proposto due cose. La prima è far crescere un po' il suo canale, dato che comunque è stato lui a tradurre, quindi complimenti a Christian. Saru90 il canale, lo trovate comunque in descrizione, e abbiamo comunque accordato di far arrivarlo almeno a 150 iscritti. Adesso ne ha circa neanche 100, quindi dai, ce la possiamo fare. 150 iscritti per Christian, e poi gradirei che sotto questo video arrivino almeno 300 like, in modo che in futuro, magari per un futuro speciale, farò un tutorial a breve, comunque se arriviamo alla somma richiesta, su come inserire i giocatori del Galaxy nel ChronoStones. È abbastanza semplice, servirà a fare una piccola modifica a livello del gioco, ma comunque è molto semplice. Fatemi sapere nei commenti se dunque siete interessati o se comunque il video vi è piaciuto. Ci vediamo ragazzi, alla prossima. Ciao ragazzi!